Buongiorno e bentornati, sono Alessandro e oggi andremo a fare la terza parte, sì, mi sembra, del torneo. Se non mi sbaglio, 3-3, sei la settima buca. Vediamo se... Allora, ci apriamo. Oh, guardate che bello. Ben 750. Le sciopiamo in un altro video però. Ora ci apriamo questo. Buono, che questo qui lo uso. Questo no. Questo no. Ovviamente le epiche mi dà quelle lì che non uso. Ma guarda te. E vabbè. Oh, che gioia. Quando regalano le gemme. Tra 330 gemme mi shoppo questo bellissimo baule con 150 rare, 34 epiche e una leggendaria. Sì. Ci prendiamo questa palina gratis e andiamo nel torneo Buca 7. Ok. Mi sa che c'è stato un aggiornamento, qualcosa, perché ieri sera non andava il giochino e ora mi sta ricaricando come se dovesse riscaricare da capo, quindi sì. Devono aver cambiato qualcosa, vediamo un po'. Allora, non mi ricordo nemmeno più le buche come sono. Dov'è? Ok. Quindi basta rimanere, diciamo, qua giù. Allora, 6 e 7. Vedete, tipo ad esempio, se io adesso colpisco qui, la pallina va qui. Praticamente va come se io tirassi al massimo della potenza. Quindi basta che io tiro normale e mi va invece al massimo della potenza. Non so se sono stato utile finora per chi ha visto i miei video, la spiegazione del vento, eh. Però se sono stato utile, ditemelo. Che ne so, scrivetemelo. Giusto per sapere se ho aiutato qualcuno, sarei soddisfatto, guarda. Perché io non mi ha aiutato nessuno, cioè, ci sono ammattito all'inizio perché non capivo. Da lontano ero bravo, poi quando arrivavo vicino al green dicevo: Madonna, ma non mi riesce mai ad arrivare vicino alla buca. Poi ho capito come mai e sono diventato un po' più bravo e quindi mi avrebbe fatto piacere se qualcuno me l'avesse spiegato, ecco. Allora, vediamo. Oh, hanno messo... Oh, che figata. Una scia rossa che vuol dire che la palla non ci va. Va bene, ok. Allora, mettiamo la nostra mazza con la spinta laterale. Vediamo. 9-5, bello potente. Allora, facciamo 9-5 tipo qua e tiriamo un po' più forte. Madonna, se rimaneva almeno nel fringe, il tiro dopo era praticamente già buca e vi facevo... Ah, però adesso vi posso spiegare il cerchio verde per bene. Perfetto. Perché l'altra volta mi sembra che non l'abbiamo incontrato. E a sto giro sì. Quindi posso spiegare il cerchio verde. Allora, a quello che intendevo nello scorso video quando dicevo... Col cerchio verde di uscire dalla buca, praticamente è con 8 e 0,3 per entrare, bisogna uscire dalla buca della buca, cioè da qui centrale bisogna andare fuori così e il vento ce lo riporta dentro. Ora però, oltretutto sono nel
nell'erba alta, quindi la palla mi andrà qui, mi nascherà qui, quindi io la porto su ancora a metà di quel bagliore, e se faccio perfect dovrebbe essere boh. Di poco, perché è rimbalzata un pochino prima. Vedete perché è importante rimanere sempre nel fairway, nel pulito, ecco, diciamo, perché nel momento in cui la pallina ti va nell'erba alta, il tiro è sfalsato, a volte del 5%, a volte del 10%, a volte del 20%, ed è più complicato tirare con precisione, e quindi sarebbe bene rimanere sempre nel fairway, nel green o almeno nel fringe, che sarebbe il cerchio questo qui, il cerchio esterno al green. Ora lui ad esempio ha un tiro col giallo, il cerchio giallo. Guardate, fateci sempre caso, perché a volte uno non ci fa caso e dice vabbè sì, tirerà, cioè il vento farà come il primo tiro, oppure invece no, dipende da se il cerchio è bianco, se il cerchio è verde, se il cerchio è giallo. Andiamoci subito a fare la seconda buca, che ho perso tempo prima, siamo già a 6 minuti. Che ci vuole? Bel tiro. Io a volte non so se chi fa i tiri così li fa perché ha sbagliato, non capisco. O se li fa perché proprio non è buono. Allora, proviamo a fare un tiro al massimo dalla potenza. 7-5, 7-5, 3-6, 7-5 a metà tra la seconda lineetta e la terza. Quindi se io lo tiro qui, grosso modo, dovrei stare tranquillo che mi rimane nel fairway. Oggi non è giornata. Anche perché ho voluto fare il tiro di potenza, se lo facevo normale. Vabbè, il problema non dovrebbe sussistere perché da lì, anche nell'erba alta, riesco ad andare nel green senza fatica, quindi sono a posto. Vedete, tipo ad esempio lui ha un tiro col meno 20%, come è scritto qua. Quindi vuol dire che la pallina va al 20% più, cioè il tiro è il 20% meno potente, quindi invece di cascare dove indica la traiettoria, casca al 20% più indietro. Allora, cerchio giallo. Vediamo se è la Madonna. Allora, volessi fare un tiro così, potrebbe essere buca, no? 9-9. Allora, cerchio giallo, quindi 6, 12, 6, diciamo che questo è 9, sicuramente non va perché c'ho almeno 10%, però almeno vicino alla buca ci vado, ho anche tirato storto, meglio. Devo concentrare di più, non tanto ora perché tanto il secondo round è facilissimo. Più che altro per il terzo round, perché il terzo round per riuscire a prendere il baule, quello lì, il più prezioso, ecco, diciamo così. Per riuscire a fare un buon risultato e prendere quel baule lì, non dico che bisogna fare T-Eagle, ma quasi. Poco e niente va sbagliato. Allora,
Allora, siamo già a 10 minuti, ma un'altra buchettina ce la incastro, se no due sono troppo poche. Oh, un par 3. Quanto odio i par 3. Mi stanno proprio sulle palle. Allora, 5-7 vento a favore mi piace, perché mi permette di scavalcare questo bunker. Se io faccio così, dovrebbe andare verso, esatto, verso la buca, non so di quanto, però 5-7 è quasi là. Facciamo che tiro qua, è leggermente più potente. Vabbè, non va nel green, però da qui col cerchio verde è quasi quasi e mi tocco perché oggi il dito ce l'ho storto, ce l'ho fatta a banana. Dovrebbe essere praticamente buca. Intanto questo è, c'è una leggendaria. Ma vabbè, sì, dalle statistiche è un normale, ecco, diciamo così. Anche se io, ste cavolo di mazze leggendarie, prima o poi ce n'ho soltanto una vinta in un baule leggendario che ogni tanto e molto raramente da sbloccare con le missioni, ma è inutile usarla perché è troppo sotto di livello. Allora, vedete, guardate, ora c'è 0%, quindi la potenza è giusta e atterrerà qui. Col vento atterrerà su. Quindi io non so quanto sono le tacche quando il cerchio è verde, però siccome sono impercettibili, basta spostare della buca fuori, così, e il vento la mette dentro. Vedete? Grosso modo il cerchio verde è facilissimo, ecco, basta spostare la pallina, la traiettoria di fuori la buca a sfavor di vento. E il vento la riporta nella buca. Quando invece il tiro è come fa adesso lui, il problema è che la palla atterrerà qui perché c'è il meno 20% che è nella sabbia. È quello casino. Anche se a volte anche dalla sabbia ho fatto dei tiri al volo come faccio sempre, solo che diciamo che lì ci incastra anche un po' di fortuna. Bene, ci vediamo alla prossima parte dove facciamo le buche. Le buche 10, 11 e 12 e ci andiamo a prendere ben 4 bauli con 300 carte del lupo. Ciao a tutti!